Amiche e amici di Rossini TV, 20 giugno 2024 è arrivata la data cerchiata in rosso da mesi sul calendario di Pesaro e della provincia di Pesaro e Urbino, la data della cerimonia inaugurale di Pesaro, capitale della cultura 2024, quartier generale della cerimonia, la Vitrifico Arena che vedete alle mie spalle, 8.000 spettatori presenti in questa cerimonia, cominciata dal mattino con i saluti delle autorità, la conduzione di Paolo Bonolis e soprattutto la presenza istituzionale del capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha speso parole di lode e di elogio alla missione culturale di Pesaro, capitale della cultura. Pesaro si è assunta questo compito proponendo come tema il suono della capitale con la natura della cultura. La natura, il suo equilibrio da ricostituire, la riconciliazione con l'ambiente gravemente violato e sfruttato, sono anch'essi obiettivi urgenti di civiltà e di pace. La distruzione di risorse non può essere gabellata come sviluppo, ma va indicata come regressione. La sostenibilità è un nome della pace. Cultura e conoscenza, ma anche coscienza. Ci vogliono intelligenza e coraggio per battere strade nuove. Pesaro si propone quest'anno di fare interagire arte, natura e tecnologia. Artigiani dell'immaginario è uno degli slogan per unire il fare proprio dell'artigiano con la cultura immateriale, con la creatività. Tanti verranno a Pesaro, da ogni parte d'Italia, d'Europa, da altri luoghi, per incontrarvi, per conoscere il vostro patrimonio storico-artistico. È una conseguenza di quella circolarità della cultura che non sopporta restrizioni o confini, che pretende il rispetto delle opzioni di ogni cittadino, che respinge la pretesa di pubblici poteri o di grandi corporazioni di indirizzare la sensibilità verso il monopolio di un pensiero unico. Se la cultura è sapere, creatività, emozione, passione, sentimento, ebbene è il presupposto della nostra libertà, inclusa quella di stare insieme. Pesaro è ricca di retaggi culturali. È il progetto che coinvolge 50 comuni della provincia amplierà ancora di più le opportunità di questo anno straordinario. Un posto d'onore compete a Gioachino Rossini, uno dei grandi della musica europea. Compositore innovativo, geniale, ironico, simbolo affascinante dell'Italia che stava sorgendo. Per Pesaro certamente sarà la prossima una stagione rossiniana del tutto particolare. Oltre che eredità del passato, la cultura è soprattutto presente e futuro, non semplice consumo di ciò che è casualmente disponibile. È un passaggio di testimone da una generazione all'altra. Il passaggio del testimone è uno dei compiti più importanti che appartengono a una comunità e alla sua civiltà. Un grande momento di civiltà, oltre che un dovere. Fare cultura significa creare opere dell'ingegno. Il fatto che si continui a sognare, ha scritto l'antropologo Roger Bastide, conferma che la creazione resta da completare. Per Pesaro inizia quindi oggi un sogno operoso, un sogno sorretto dall'impegno di realizzazioni concrete. Buon anno da Capitale Italiana della Cultura per il 2024. Parole di solennità istituzionale, quelle con le quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lodato la missione culturale di Pesaro. Parole che sono state l'apice di una mattinata alla Vitrifrigo Arena condotta dalla travolgente ironia e simpatia di un maestro del palcoscenico come Paolo Bonolis. La cultura ha un valore, la conoscenza ha un valore, ma quando è che
una cosa ha un valore. Cosa determina il valore delle cose? Il valore delle cose, secondo me, è determinato dalla fatica che facciamo per ottenerle. Se non facciamo nessuna fatica, le cose perdono di valore e le trattiamo come se non servissero a granché, non le proteggiamo. Questo vale nei sentimenti, vale nei rapporti interpersonali e vale anche nella conoscenza, perché quella fatica ha permesso a tutte quelle nozioni che appartenevano alla geografia, alle scienze, alla storia, alla letteratura, eccetera, di permanere dentro di me e dentro tutti quanti voi. E attraverso questa cultura permasta da allora ci possiamo permettere di utilizzarla, di godere di più di tutto ciò che ci circonda, di poter essere anche proprietari di un piccolo simulacro maggiore di libertà. E lo dico ai giovani perché oggi la cultura, attraverso l'attuale tecnologia, ha una accessibilità talmente immediata che non richiede fatica. Voi avrete a disposizione una conoscenza usa e getta. È un peccato. Fate fatica. Il giorno che vi venisse meno questa opportunità, rimarreste come in una sorta di limbo di ignoto. Allora, già che comunque si va verso la tecnologia, io non voglio demonizzare alcunché della tecnologia, ma lo dico ai genitori, ai nonni, che io sono sia genitore che nonno, 5 figli, 2 nipoti, c'è un casotto dentro casa che non finisce mai, dico, ma se la tecnologia deve essere un'importante via d'accesso alla conoscenza e alla cultura, vi prego tutti voi di guidare i ragazzi a farne un uso della tecnologia e non un abuso, e che la conoscenza attraverso la tecnologia sia una strada, semmai, ma non una scorciatoia. Io vi ringrazio per questo che mi avete concesso di poter dire. E naturalmente riflettori puntati sugli amministratori locali che hanno avuto l'ambizione e la fede di credere in questa missione di Pesaro Capitale della Cultura che oggi prende ufficialmente il via. Il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco Daniele Vimini. È un sogno nato 10 anni fa, quando abbiamo deciso di ristrutturare l'economia della nostra città dopo la grande crisi economica, puntando su cultura e bellezza. E oggi essere Capitale Italiana della Cultura è un grande obiettivo raggiunto, ma anche un grande trampolino di lancio, perché vogliamo davvero modificare il nostro sistema economico a favore delle nuove generazioni e del futuro economico del territorio stesso. Io penso che noi dobbiamo essere orgogliosamente gente di provincia, perché significa stare con i piedi per terra, sapere che bisogna camminare e correre più forti degli altri per arrivare, ma mai provinciali, perché noi dobbiamo volare alto, dobbiamo avere l'ambizione di dare una speranza a questo territorio, con l'orgoglio di pensare e di chi pensa che questa provincia, questa regione possa essere uno dei posti migliori del paese. Questa giornata è stata preceduta da una lunga, fervente attesa, è stata come se l'immaginava? Sì, è stata come ce la siamo immaginata, poi aspetto la fine della giornata, ma per fare i complimenti a tutti coloro che hanno lavorato, perché è davvero una macchina organizzativa molto complessa, è un lavoro enorme, quindi la prima parte è andata benissimo, speriamo che vada bene anche il proseguo della festa, perché si finirà questa notte con una grande festa popolare e insomma siamo molto soddisfatti, penso che non ci possano essere parole migliori di quelle del Presidente della Repubblica per iniziare insieme questo anno magico, davvero un anno storico sia per Pesaro che per la Regione Marche. Immagino non siano stati giorni facili, una lunga attesa che poi si è concretizzata in una mattinata direi memorabile. Assolutamente memorabile, e come ce l'aspettavamo, forse anche oltre le aspettative, è un lavoro incredibile. Voglio ringraziare tutti quelli da servizi di sicurezza, volontari, e, diciamo, tutti quelli che hanno reso possibile una giornata come questa, ma soprattutto anche un pubblico straordinario, un pubblico numerosissimo, 8.000 persone, ma anche un'educazione, una capacità di ascolto anche dei temi profondi che sono passati per questa giornata, veramente, veramente encomiabile, ed è l'idea appunto che, diciamo, non siamo come città, come provincia, come regione, capitale della cultura evidentemente a caso, perché c'è una cultura, diciamo, anche del sapere vivere momenti come questi, che sono però per noi fondamentali, perché è la spinta più forte che potevamo anche pretendere per avere un anno come quello che ci aspetta davanti, ricco di iniziative, ma necessitante anche di farlo capire e conoscere al resto d'Italia. Le dirette nazionali di oggi, tutto quello che sarà racconto, penso che andrà fortemente in questa direzione, siamo veramente soddisfatti.
il binomio natura e cultura, il tema della pace, l'attenzione al clima, questi messaggi forti che si vuole portare in questi 365 giorni. Assolutamente, averli ritrovati in maniera anche sublimata dal discorso del Presidente Mattarella naturalmente ci ha riempito di orgoglio, uno perché abbiamo la sensazione di essere nel giusto come italiani, come operatori di cultura, ma anche perché il Presidente, che riprende temi fondamentali della nostra visione, del nostro progetto, ci dà oltre che una fiducia anche una forza ancora più grande nel portarle avanti, quindi veramente, veramente soddisfatti. Il Capo dello Stato, ma anche la rappresentanza del governo Meloni, presente oggi il ministro Gennaro Sangiuliano, che ha ricordato anche un aneddoto che ha portato a questa capitale della cultura, quando da giornalista dialogò con Matteo Ricci in tempi non sospetti sulla possibilità di realizzare quello che oggi è realtà. 4 anni fa lui mi invitò qui a Pesaro a intervistare il segretario della CGIL Landini durante la festa dell'Unità. Poi la sera mi propose, andammo a cena, mi propose una passeggiata per Pesaro, dove mi spiegava le strade, i monumenti, i palazzi, la storia di questa città. E a un certo punto mi disse: ma tu che ne dici se noi lanciamo la nostra candidatura a capitale della cultura? Dice: tu che fai il giornalista, che ne pensi? Io dissi: mi sembra un'ottima idea, perché credo che questa città abbia tutti i crismi per poter diventare capitale della cultura. Io mai avrei immaginato, durante quella passeggiata notturna, vedo il sindaco che qui davanti sorride, che poi io mi sarei ritrovato qui come ministro della cultura, felicemente di essere qui, felice di essere qui per aprire questa importante manifestazione. Lui da sindaco, io da ministro della cultura. Quindi quella passeggiata notturna ha avuto un esito positivo. Pesaro e la sua provincia in vetrina, di riflesso in vetrina anche la regione Marche, in un anno davvero importante, come ha ricordato il presidente Francesco Acquaroli. Giornata memorabile, importante, un lavoro che è stato riconosciuto all'amministrazione comunale, alla città di Pesaro e alla provincia di Pesaro Urbino. Un gioco di squadra importante da cui prendere non solo spunto esempio, ma su cui costruire un gioco di squadra nelle Marche, nel centro Italia, per ridare splendore a questi territori che hanno sofferto tantissimo a causa del sisma, degli alluvioni, e che però intorno alla cultura, intorno alla dinamicità delle popolazioni e delle comunità locali, credo che possano ritrovare non solo uno stimolo, ma anche quel giusto risultato e quei giusti obiettivi che poi ridanno anche la capacità di competere e di attrarre. Vedere la nostra regione che può contribuire alla rinascita del sistema Italia e del sistema Europa è assolutamente importante, soprattutto perché è una regione che nella cultura ha dato tanto, con tante figure importanti, e credo che quello che l'Italia rappresenta nel mondo a livello culturale, la nostra regione lo rappresenta bene in Italia. Credo che per i giovani che hanno partecipato a questa giornata di oggi, insomma, è una bella testimonianza del Capo dello Stato e delle istituzioni e del senso di appartenenza alla comunità. Questo 20 giugno 2024 è cominciato con i versi della poetessa Mariangela Gualtieri, è continuato con il messaggio della senatrice a vita Liliana Segre e poi un pomeriggio che è andato avanti con la musica di Max Gazzè dell'Orchestra Casadei e in serata con lo spettacolo di Rosa Chemical. Primi assaggi di un programma di Pesaro 2024 che è coordinato da Agostino Ritano e Silvano Straccini. È stata una cerimonia memorabile soprattutto per la partecipazione popolare che abbiamo avuto e per l'onore della presenza del Presidente della Repubblica. Questa grande attenzione, diciamo, che l'istituzione del Presidente ha suscitato nel connubio della cultura è stata veramente una miscela di straordinario interesse. Abbiamo avuto quindi questo calore e presentato il nostro piano per questi 300 giorni di attività, più di 400 artisti da 35 paesi del mondo. Primo giorno, ma città, comunità che ha già risposto presente.
Sì, questo è il nostro primo giorno, in realtà i motori sono già molto caldi, partiremo a brevissimo già la prossima settimana proprio per srotolare questo calendario intensissimo, più di un evento al giorno, quindi molto di più di quello che noi possiamo immaginare di un festival, una programmazione intensissima che vedrà la partecipazione attiva dei cittadini in tanti progetti. Siamo col direttore di Pesaro 2024 Silvano Straccini, notti insonne hanno preceduto questa giornata che ha rispettato le attese? Sì, penso di sì, il lavoro è stato tanto, un team diciamo che con me ha passato effettivamente qualche notte insonne, ma naturalmente l'impegno, l'attenzione per un appuntamento così importante per Pesaro, un inizio così scoppiettante, forse ce le meritavamo e quindi eravamo sul pezzo, come si dice. E siamo solo all'inizio. E siamo solo all'inizio, quindi se questo è un inizio, credo che sia stato un buon inizio, quindi l'anno che verrà sarà sicuramente adeguato a un inizio come questo. Siamo con Paolo Benedetti, direttore di Banca di Pesaro, a pochi minuti dalla conclusione di questa cerimonia inaugurale davvero memorabile che vede la Banca di Pesaro protagonista come ente sostenitore del progetto fondante della capitale della cultura, 50 per 50 capitali al quadrato, ogni uno dei 50 comuni capitale per una settimana, la Banca di Pesaro sostiene questa filosofia. Sì, esattamente, adesso siamo a pochi minuti dal termine della manifestazione inaugurale, veramente una cosa anche molto emozionante per la presenza innanzitutto anche del nostro Presidente della Repubblica Mattarella. Sì, come dicevi tu giustamente, siamo sponsor, partnership della manifestazione 50 per 50, che riguarda tutto il territorio, non solo pesarese ma anche i comuni limitrofi, e la banca non poteva non essere presente in una manifestazione così importante. Appena ci hanno chiesto di partecipare come sponsor, ma più che come sponsor abbiamo valutato questa grande iniziativa fatta dal comune di Pesaro, dove è riuscito a portare sulla nostra comunità un evento così importante che testimonia ancora una volta la viva città e soprattutto anche l'interesse che mostra il nostro territorio in cui operiamo come Banca di Pesaro. Ne siamo veramente orgogliosi di continuare e speriamo di continuare in questa direzione, dove si parla tanto, no, di desertificazione delle piazze, mentre noi continuiamo ad assistere i territori, non solo le comunità diciamo un pochino vive Pesaro, ma soprattutto i comuni limitrofi che ne hanno veramente bisogno. Una banca radicata nel territorio ed è una dimensione locale che trova una inedita dimensione di cassa di risonanza nazionale. Sì, guarda, è una banca locale che però ormai da diversi anni facciamo parte di un gruppo importante, il gruppo Bancari Crea, guidato da un direttore veramente con una lungimiranza che ha dato la possibilità a tutte le BCC, siamo circa 117, di mantenere vive l'interesse per i territori, cioè non c'è questa corsa alle aggregazioni, fusioni o alla mega dimensione, ma lui è stato veramente molto lungimirante nel vedere di assistere le banche, chiaramente nella sana e prudente gestione, perché poi questo è fondamentale, perché noi gestiamo il denaro dei cittadini in cui operiamo e investiamo soprattutto sui territori, e grazie al gruppo potremo continuare ad assistere sempre al meglio, chiaramente grazie anche ai grandi istituti, che è fondamentale la presenza dei gruppi, secondo me, dei gruppi bancari nazionali e internazionali, ma le BCC per la dimensione, diventando un tutt'uno, sono il terzo gruppo bancario italiano e io penso che continueremo così per tantissimi, tanti tanti anni. Pesaro capitale della cultura, Pesaro città della musica. La musica di oggi è stata quella dell'Orchestra Olimpia, che ha avuto l'onore di suonare alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche di improvvisare con Paolo Bonolis. Sì, anche di improvvisare. Paolo Bonolis è un conduttore che permette di scherzare sul palco. Però le note dell'inno d'Italia, dell'inno europeo, ma soprattutto della gazzalata di Rossini hanno fatto risuonare il vitrifrigo. Siamo veramente onorate che sia successo col Presidente. Per un anno avremo davvero i riflettori accesi su di noi. Andiamo a meritarceli tutti insieme. Mostriamo la nostra bellezza. Il mare, i borghi, la musica, Rossini, il paesaggio, le colline, la montagna e la nostra storia. Cambiamo il futuro della nostra terra per le nuove generazioni e andiamo a dimostrare di essere una delle province e una delle regioni migliori del paese. Viva Pesaro 2024 e viva l'Italia!